Hai vinto tre scudetti, in realtà sono quattro. Sei Sì. stata protagonista del primo scudetto revocato nella storia del pallavolo femminile Certo, che nel poi non vanno in orde. 2000-2001. Ecco, Sì, ero ci anche fu. capitano, quindi ogni 3x2 dovevo firmare, no, contro di qua, ah no, poi c'era Bergamo che veniva lì, no, doveva firmare, no, e allora dovevamo firmare anche noi. Cioè, un casino, guarda, sì, anche lì è stata una barzelletta, ma purtroppo non per colpa nostra. Innanzitutto, lì c'è stato un errore di base che lo scudetto l'avremmo vinto ugualmente, perché poi alla fine la Pirve non ha manco giocato, cioè nel senso, alla fine di tutto ciò. E abbiamo vinto in maniera molto veloce, quindi sul campo vincevamo proprio in maniera proprio netta e scontata. Però al di fuori di quello lì c'è stato un errore secondo me, perché l'articolo poteva essere letto in varie versioni e quindi chi diceva che il tesseramento era così, chi in un'altra parte, alla fine ci abbiamo rimesso noi e siamo state le prime persone, le prime atlete a far parte di uno scudetto non assegnato. Si può uno scudetto non Sì. assegnato? Per me noi Bellissimo. l'abbiamo vinto, Ecco. poi i L'avete anche problemi festeggiato. burocratici non li voglio sapere. È stata veramente una rottura, perché tanto stavamo vincendo e stavamo giocando da Dio. Non è che arrivava una giocatrice che ci ha fatto svoltare la squadra. Sicuramente Spresa a suo tempo avrebbe dato un contributo maggiore perché era fortissima, per l'amor del cielo, però in quel momento lì era anche, poi il tesseramento era stato anche fatto con un certo criterio, poi giustamente ci sono stati vari pensieri contrastanti, così è nato. C'era sempre da firmare il ricorso prima delle partite. Bergamo così, io dovevo andare a firmare il ricorso, e poi c'era un altro ricorso, e poi l'altro ricorso, era una battaglia.